Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare del tentato omicidio. Oggi è una comunità sotto shock, quella di Pozzo della Chiana. Terribile, perché in questo paese non succede mai niente di niente. Tutti sono un po' sconvolti. È una comunità sotto shock, quella di Pozzo della Chiana, la piccola frazione di Fogliano, dove ieri pomeriggio in un appartamento un uomo ha aggredito la moglie colpendola almeno 3 volte alla testa con un martello. Per noi eravamo una famiglia del Mulino Bianco. La donna fortunatamente è riuscita a salvarsi scappando di casa e chiedendo aiuto ai vicini che hanno immediatamente chiamato i numeri dell'emergenza. All'arrivo dei carabinieri la donna, 48enne, cassiera in un supermercato a Bettolle, perdeva molto sangue da alcune ferite alla testa. È stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Siena. È sempre rimasta cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Tutti dicono che era tranquillo, veniva anche qui. Tranquilli, si vede che non erano poi così. Il marito, 53enne, invece è rimasto a lungo sotto shock e per questo è stato trasportato all'ospedale San Donato di Arezzo in stato di arresto con l'accusa di tentato omicidio. Adesso si trova nel carcere aretino di San Benedetto. L'udienza di convalida dovrà essere svolta nei prossimi giorni, stiamo aspettando le disposizioni dell'autorità giudiziaria. Al momento dell'aggressione, oltre ai 2 coniugi, nessuno era presente nell'abitazione. La coppia ha 2 figli, entrambi maggiorenni. I carabinieri adesso stanno cercando di ricostruire i contorni all'interno dei quali si è scatenata la violenta aggressione che sarebbe esplosa al culmine di una lite. Sotto la guida e la direzione della procura aretina stiamo svolgendo tutte le indagini per non tralasciare alcun particolare. Cercare di capire cosa è accaduto ieri dentro quella casa. Soprattutto sì, qual è il movente di questa brutta situazione. Uno scontro frontale tra 2 auto lungo la strada provinciale Valdarno-Casentinese, ferite 2 donne, una di 39 anni portata dai sanitari del 118 con Pegaso in codice giallo a Careggi e l'altra 59enne invece trasferita sempre in codice giallo alla Gruccia. È successo poco dopo le 12 e sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza urgenza, i carabinieri e i vigili del fuoco. Torniamo adesso a parlare del caso di Martina Rossi, del processo a Genova a carico di 2 giovani aretini. I genitori della ragazza potranno incontrarli per avere delle scuse. Non basta una lettera di scuse, incontreranno i genitori di una figlia che non c'è più e li guarderanno dritti negli occhi. I genitori di Martina Rossi hanno infatti chiesto ed ottenuto dal giudice che i 2 ragazzi di Castiglion Fibocchi, amici di Luca Vanneschi ed Alessandro Albertoni, coinvolti nella vicenda in quanto accusati di false dichiarazioni durante le indagini, chiedano scuse a voce. Il giudice ha anche fissato una data, il 13 aprile 2023, presso il Tribunale di Genova. Martina Rossi perse la vita all'alba del 3 agosto 2011 precipitando dal 6° piano di un hotel di Palma di Maiorca nel tentativo di sfuggire ad una violenza sessuale come fissato dalla Cassazione. I 2 ragazzi, oggi 30enni, facevano parte della comitiva di giovani aretini in vacanza alle Baleari. Albertoni e Vanneschi attualmente stanno scontando i 3 anni di reclusione in regime di semilibertà, mentre per gli altri 2 aretini la vicenda giudiziaria al Tribunale di Genova è ancora aperta. Si sarebbe dovuta chiudere ieri con la presa d'atto dell'impegno dei 2 attraverso la messa alla prova, ossia i lavori di pubblica utilità, ma serve anche dimostrare una chiara presa di coscienza di quanto è avvenuto ed adesso i 2 giovani, oltre al volontariato e all'offerta da versare all'associazione Martina Rossi impegnata contro la violenza sulle donne, lo potranno fare guardando negli occhi i genitori di Martina. E invece è uscito dalla carcere Davide Pecorelli, non sussisterebbe il pericolo di fuga e dell'urgenza dell'arresto. Il giudice della Corte d'Appello ha così deciso alla termine dell'udienza. L'imprenditore con negozi anche a Sansepolcro ed ex arbitro di Serie C per la sezione aretina che aveva fatto perdere le tracce di sé proprio in Albania nel gennaio 2021, da quando è tornato in Italia è sempre rimasto nella sua abitazione di Lama. Tutti gli atti e il mandato d'arresto adesso saranno visionati dal Ministero della Giustizia che ha l'ultima parola su un'eventuale estradizione dell'imprenditore verso l'Albania. Pecorelli è infatti accusato di ben 5 capi di imputazione dalla Procura di Puglia. Voltiamo pagina, ancora maltempo in Toscana, mercoledì 14, tempo in peggioramento sulla regione a partire dalle aree costiere con piogge estese in estensione entro il pomeriggio a tutti i
settori, precipitazioni a carattere di locale rovescio anche nell'Aretino. Passiamo adesso alla politica per parlare del recupero e del rilancio finalmente dell'area dell'interporto di Indicatore. La storia infinita dello scalo merci ad Indicatore e ad Arezzo potrebbe avere un lieto fine. Con la delibera del Consiglio Comunale del settembre 2021 sono stati approvati la relazione tecnica e il nuovo progetto relativo al piano particolareggiato. Inoltre è stata definita la convenzione con ALI, la società concessionaria dell'area, per la ridistribuzione delle superfici dei vari lotti, per consentire di rispondere alle manifestazioni di interesse giunte alla stessa società. Siamo a concretizzare le scelte che questa amministrazione porta avanti dal 2019. Il 2019 con la prima variante che ha aperto appunto l'area a nuove possibilità di insediamento e dal 2021 con la delibera del Consiglio Comunale in cui è stato rivisto il piano volumetrico del macrolotto 1 e anche la convenzione è stata modificata in virtù di richieste che già allora erano pervenute alla società ALI e al comune di aziende che avevano volontà di insediarsi in quell'area. Il comune appunto è venuto incontro a queste loro esigenze e ad oggi siamo molto orgogliosi che 5 aziende del nostro territorio concretamente stanno progettando le loro strutture operative nell'area dell'interporto. Questo oltretutto sta facendo da volano anche per altre manifestazioni di interesse che andranno a completare anche gli altri 2 macrolotti, 2 e 3, e quindi tutta l'area probabilmente finalmente verrà ridefinita e rigenerata e riqualificata. Come amministrazione ovviamente non possiamo che essere molto soddisfatti, anche perché questo porterà nelle casse del comune un introito IMU che era dovuto da anni e che ALI chiaramente avendo riscosso da queste aziende pagherà al comune. Sono 5 le aziende aretine che hanno formalizzato l'acquisto di oltre il 55% dell'area edificabile: Marconi, Seco, Pastorelli, GIM e Solimeno. E ci sono altre manifestazioni di interesse per la parte restante. Io ne sono straconvinto che genererà ovviamente ulteriore domanda, perché aree industriali pronte per poter essere edificate non ce ne sono nel nostro territorio. Quella è un'area che ha un posizionamento strategico, perché comunque è vicino al raccordo, e quindi sicuramente io prevedo che a breve sarà comunque tutta urbanizzata e quindi tutta edificata, e questo è un importante risultato, perché quell'area, come ho ricordato in conferenza stampa, rischiava di fare una brutta fine e diventare l'ennesima ex area abbandonata, sede ovviamente di un ricettacolo di rifiuti, come è accaduto negli ultimi anni, perché lì appunto c'è stato grossissimi problemi di ordine pubblico, di pulizia, di decoro. Quindi il fatto che le aziende aretine abbiano ritrovato un interesse su quest'area è una cosa positivissima e per il futuro del sviluppo dell'area stessa. Sempre il Consiglio Comunale di Arezzo ha approvato uno studio di fattibilità propedeutico alla previsione negli strumenti urbanistici dei parchi eolici. Fortunatamente ad Arezzo possiamo parlare di eolico, abbiamo abbattuto un dogma. In un momento come questo, dove l'energia è un costo veramente gravoso sia per le aziende che per le famiglie, possiamo impostare una nuova visione ad Arezzo. È stato infatti approvato nell'ultimo Consiglio Comunale all'unanimità l'atto di indirizzo proposto dai consiglieri Michele Menchetti, Francesco Romizzi e Donato Caporali, che invita il sindaco e la giunta ad individuare negli strumenti di pianificazione urbanistica una o più zone da adibire a parchi eolici. Permette di individuare un sito nel Comune d'Arezzo dove è possibile sviluppare energia rinnovabile da fonte eolica. Ecco, le energie rinnovabili sono sempre più un'emergenza in questo momento, da un lato ovviamente l'ambiente, dall'altro l'economia. Esatto, noi penso che per noi come Movimento 5 Stelle in primis è la dignità del lavoro e l'economia delle imprese. È ovvio che oggi è un dato certo. L'energia elettrica da fonti rinnovabili è la più economica e penso che sia opportuno, anzi necessario, fare in modo di essere quanto più possibile autonomi a livello energetico.
Ecco, da tempo si parla anche in provincia di Arezzo di comunità energetiche, qual è la vostra posizione? Ma allora, bene le comunità energetiche, perché è il Movimento 5 Stelle che a livello nazionale le ha approvate con la notifica della RED 2, però quelle fatte dalla Chiassai di fatto purtroppo non sono una vera comunità energetica, perché innanzitutto pensiamo che i tetti degli immobili da provincia debbano essere dati gratuitamente. Invece di fatto la provincia ha dato in appalto a una società esterna che prenderà tutti i tetti, e per poter accedere a questa comunità energetica bisogna di certo pagare un 10% dei diritti del passaggio dell'energia elettrica. Secondo noi non è il modo di fare comunità, perché soprattutto per noi è dare modo al territorio di prendere gratuitamente la superficie per poter fare fonte rinnovabile. Ci spostiamo a Monte San Savino, dove è arrivato un albero davvero speciale dedicato all'educazione stradale. Si tratta di un'iniziativa che è partita dalla Polizia Municipale, che fuori dal comando ha deciso di allestire l'insolito albero. Al posto dei rami assi di legno, al posto delle palline, cartelli che riportano frasi di educazione civica, consigli di protezione civile e di buon comportamento alla guida dei veicoli. Insomma, il Natale può essere anche una buona occasione per riflettere. Ed è sicuramente un'occasione per fare del bene il Natale, e a conclusione della tradizionale campagna Un Sorriso in Dono, promossa dalla Croce Rossa e Bobini Giocattoli, lunedì 19 dicembre proprio la Croce Rossa distribuirà a bambini e ragazzi delle quasi 160 famiglie seguite numerosi doni raccolti grazie al contributo della cittadinanza. Quest'anno all'iniziativa si unirà anche l'associazione Futuro Aretino. E ad Arezzo poi questo Natale si pensa anche agli amici a quattro zampe. Prosegue infatti la stretta collaborazione con EMPA, il soggetto gestore del canile comunale, per un'azione a supporto delle colonie feline. Saranno così donati 40 quintali di cibo secco e umido alle custodi delle colonie, in quantità proporzionale ovviamente al numero totale dei gatti censiti. Parliamo adesso di extravergine d'oliva, seconda tappa retina di Degustando la Toscana. Degustando la Toscana è un progetto portato avanti da CIA Toscana insieme alla Regione Toscana per promuovere i prodotti tipici, le DOP e i lavori che si portano avanti nei territori toscani. Ogni provincia ha organizzato almeno due eventi, CIA Arezzo ha già organizzato una degustazione di mieli e stasera propone una degustazione di olio. Si degusteranno oli sia evi, quindi oli coltivati e prodotti secondo la nostra tradizione aretina, e oli invece che troviamo a bassi prezzi sui supermercati delle grandi distribuzioni, e li compareremo sia per cogliere le differenze dal punto di vista del sapore, ma anche per analizzare le differenze dal punto di vista organolettico. Questo per, da una parte, valorizzare il lavoro dei nostri imprenditori e dall'altra per rendere il consumatore sempre più consapevole delle scelte che ha quando si trova davanti a uno scaffale con degli oli che appunto trova in commercio. Ponte Buriano, il Ponte della Gioconda, location scelta da Netflix per ambientare un'importante scena della nuova serie di Decameron, una rivisitazione dell'immortale opera di Boccaccio che vede intrecciarsi le vicende di personaggi della Firenze medievale alle prese con la pestilenza che affligge la città. Per realizzarla, la produzione ha cercato alcuni dei luoghi più suggestivi d'Italia, tra cui appunto anche il Ponte Medievale, che per un giorno sarà un set a cielo aperto. E adesso invece ci spostiamo a San Zeno, all'impianto AISA, oggi visitato da 400 studenti. È nel nostro DNA essere trasparenti, nel nostro DNA cercare di far conoscere questo impianto a tutti coloro che lo desiderano. Inoltre, zero spreco significa ridurre consumi in un momento come questo è chiaro che è fondamentale, si deve come sempre partire dalle generazioni più giovani, cioè dal futuro. I piccoli studenti di Arezzo tornano a visitare l'impianto di San Zeno. Le due giornate dedicate al progetto Zero Spreco tornano appunto all'impianto di AISA dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia. Oltre 400 i bambini e i ragazzi
dalla scuola dell'infanzia alla primaria alle scuole medie, che saranno impegnati in attività e giochi. Ripartiremo anche con il progetto della gara dei cervelli che facemmo prima del Covid e abbiamo intenzione di ripartire. Ripartiamo con tutte le nostre iniziative. Oggi è il primo di una due giorni dedicata ai ragazzi, oggi ci sono i più piccoli, domani ci sono quelli un po' più grandi, delle medie, poi andremo il pomeriggio di domani, andremo a quelli ragazzi un po' parecchio più grandi, perché andremo a fare dei convegni per ingegneri e per medici, di conseguenza si passa a categoria. E il nostro interesse è quello di far conoscere l'impianto, perché l'impianto è di tutti, l'impianto è un impianto pubblico al servizio della collettività e l'impianto è di tutti, visto che i proprietari sono i comuni di una parte della provincia di Arezzo, Arezzo in particolare e tutti i comuni della Val di Chiana e del Basso Casentino. Essere arrivati qui, aver visto dentro l'impianto la gran quantità di rifiuti che viene movimentata e viene trattata, ha suscitato un'esclamazione in uno dei bambini che ha detto: che meraviglia, si è veramente sorpreso della gran quantità di materiale che va a costituire, insomma, il nostro rifiuto. E si lavora proprio sulle consapevolezze anche proprio esperienziali dei bambini di questa età, per capire che i rifiuti sono al tempo stesso, possono diventare un problema ma possono diventare anche una risorsa per una società, come dire, avanzata. Un impianto, quello di San Zeno, che sta facendo di tutto per essere strategico in tema di transizione ecologica. Beh, Verde 70 è partito a dicembre dell'anno scorso, è già regime, è stato un anno, abbiamo dato una grossa mano a tutta la collettività da quel punto di vista. Le raccolte differenziate si possono fare, sicuramente vi sono gli impianti, ma prima si devono fare gli impianti e poi le raccolte differenziate, non l'opposto. Ad Arezzo è stato fatto così, l'impianto per l'organico ormai è pronto, è attivo da un anno, ha dato la possibilità a tutti i comuni della provincia di poter fare tutte le raccolte differenziate che hanno voluto relativamente all'organico. Passa fatto quello, stiamo realizzando l'impianto di gestione anaerobica per la produzione di biometano. Dal prossimo anno saremo in grado di dare 100.000 pieni di un'auto di piccola cilindrata con metano che produciamo grazie all'organico, che deve essere raccolto in maniera differenziata, perché tutto parte da una buona raccolta differenziata. E poi partiremo ovviamente con l'efficientamento della linea di recupero energetico, che è già iniziato e che finirà fra circa un anno, ma è già stato iniziato perché sono processi lunghi e le prime attività relativamente al trattamento dei gas di combustione sono già state realizzate. Un altro bel progetto che ha visto protagonisti i ragazzi dell'associazione Crescere, ciceroni speciali alla mostra permanente della fauna selvatica. Il lupo è un antenato del cane domestico e quindi che ci aveva in branco. Ogni branco è guidato dalla coppia alfa, dal maschio capobranco e la femmina alfa. Dal lupo ai fenicotteri, dalle lepri alle istrici, passando per linci, aironi e cinghiali. Studio il cinghiale e il cervo. Hai studiato molto allora? Sì, ora stiamo studiando ancora. Così si può scoprire la mostra permanente della fauna selvatica che si trova nel palazzo della provincia di Arezzo, guidati da ciceroni speciali. Si tratta del progetto Mettiamoci in Mostra. Gli animali ovviamente attraggono sempre i ragazzi e quindi questo è un progetto nato appunto per incuriosire i nostri ragazzi, quindi, ma soprattutto per dargli alcune competenze, e le competenze qui vengono acquisite con lo studio e l'approfondimento degli animali, ma soprattutto con il momento di socializzazione nel accogliere i turisti che vengono a vedere questo splendido museo, dove ogni ragazzo ha un suo compito, partendo dall'accoglienza fino alla spiegazione degli animali che scelgono. È bello accogliere le persone che vengono a vedere questo bellissimo museo? Sì. Ti diverti? Sì. Abbiamo 7 ragazzi che partecipano a rotazione, stamattina li abbiamo quasi tutti e vengono molto volentieri e soprattutto si impegnano a studiare e ci tengono a fare bella figura con il turista. E sempre in provincia è stato presentato anche il nuovo libro Tesori d'Arezzo. È veramente un viaggio attraverso i secoli, attraverso le bellezze che ci circondano, che spesso le diamo per scontate o non andiamo ad ammirarle, ma che invece meritano di essere conosciute
dagli aretini e ovviamente dai turisti. Non c'è Natale ad Arezzo che si rispetti senza un libro pubblicato dalla Cartaria Aretina da mettere sotto l'albero. L'ultimo volume è Tesori d'Arezzo, a cura di Giorgio Feri, che pagina dopo pagina accompagna il lettore in un viaggio che va dal 200 al 900. Un anno omaggia i grandi aretini, un anno omaggia l'arte di Arezzo, un anno parla delle curiosità, delle storie e degli aneddoti che riguardano il territorio, e quest'anno il volume è dedicato ai tesori di Arezzo, quindi già il titolo è importante, perché è un percorso, veramente un viaggio che parte dal 200 e arriva al 900 e ripercorre la storia dell'arte ad Arezzo attraverso le grandi opere che sono state lasciate in città, ma anche quelle opere meno conosciute ma che meritano di essere valorizzate perché comunque fanno parte della storia di Arezzo e della storia dell'arte. È un taglio divulgativo quello che è stato dato al volume, ci sono tantissime immagini, in gran parte inedite, corredate ovviamente da didascalie, ma sono didascalie che raccontano anche delle piccole curiosità legate a quelle opere. È un volume che vanta la prefazione di Claudio Santori. Io, Marco Botti, ho curato le introduzioni che in ogni capitolo fanno una breve panoramica sull'arte ad Arezzo e sui personaggi che l'hanno scandita nei vari secoli, e tutto è poi all'egida, alla curatela di Giorgio Feri. Passiamo adesso alla pagina dello sport. Vittoria dell'Arezzo oggi, che ha sconfitto il Casa, il Tovagnacco. Il match, valevole per l'11ª giornata di campionato di Serie B femminile da calendario in programma domenica 11, poi posticipato alla giornata di oggi. Tre le reti che hanno portato le ragazze Amaranto alla vittoria, una doppietta di Ceccarelli e una rete di Bassano. Vediamo adesso le interviste del fine partita. Finalmente, si può dire così? Sì, finalmente, si può dire proprio così. Innanzitutto vorrei ringraziare tanto il mister e le compagne, perché comunque per me, ma per la squadra, diciamo, prima di tutto è stato un periodo difficile. Eravamo un po' contratte sicuramente, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista, secondo me, fisico. Questa per noi era una gara importantissima, veniamo da un periodo in cui, diciamo, anche l'influenza ci ha messo del suo, però io penso che oggi chi è scesa in campo ha dato tutto e il risultato è meritatissimo, e questa squadra non merita questo posto in classifica, quindi dobbiamo ripartire da oggi, da qui. Quanto è stata difficile questa settimana passata? Ma difficilissima, perché poi quando non ci sono i risultati tutte le settimane sono difficili. Sono difficili per tanti motivi, perché comunque sia bisogna trovare sempre il buono anche nei momenti di difficoltà. Quando si vince, poi, anche se non si fanno delle grandi prestazioni, diciamo che va bene. Tra l'altro era una partita chiave questa di oggi, era una partita chiave perché una squadra che era avanti di 2 punti. Ma non lo so se ci siamo sbloccati, io dico solamente che, come io ho detto prima della partita, dobbiamo giocare ogni gara cercando di fare il massimo sotto l'aspetto emotivo, caratteriale, tecnico, fisico e tutto. Non sempre le partite vanno come ci si aspettano, non sempre vanno per come si preparano. Vorrei che le ragazze ci mettessero tutto quello che hanno, poi se gli altri saranno più bravi di noi stringeremo la mano. Sono contento che oggi abbiamo avuto delle situazioni, le abbiamo sfruttate, qualcuna ancora l'abbiamo sbagliata, però l'importante era tornare a segnare e tornare a non subire gol. Sì, si è visto che le ragazze nei primi 10 minuti erano un po' contratte, ma mi sembra che oggi finalmente qualche suo schema è venuto fuori. Diciamo che prepariamo le cose, poi avere la certezza che funzionino e che vadano bene diventa difficoltoso. La palla di cristallo non ce l'ha nessuno, uno prepara le cose, ma se fosse così semplice tutti vincerebbero. Io credo che loro abbiano fatto una buona gara, hanno sbagliato, erano un po' tese, però la cosa importante oggi era fare il risultato, l'hanno fatto, sono contento per loro, ora dobbiamo solamente pensare alla partita di domenica. La ragazza che oggi ha fatto 2 reti ha ringraziato il mister, ha detto: mi è stato vicino nei momenti che non riusciva a segnare.
Ma io sono vicino a tutte loro, in determinati momenti ci sono passato prima di loro, so quanto è difficile non segnare, so quanto è difficile quando si subisce gol e si pensa di essere giudicati, quindi il mio appoggio ce l'avranno e ce l'hanno sempre, poi è normale che io sono lì per fare delle scelte e a volte le scelte sono difficoltose, sono difficili, spero che lo capiscano, le accettino e vadano in campo ad allenarsi e giocare perché cercando di fare il meglio. Grazie mister. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.